Una piccola parte, ma un'esperienza che lascia il segno. Così Alfonso Perugini, 32enne regista e attore avellinese, commenta la sua interpretazione di Dante Ferretti nell'ultimo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio. Un film presentato alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e che vedremo su Netflix a fine novembre e sul grande schermo alla vigilia di Natale in alcuni cinema selezionati. Nel cast, attori di primo piano come Tony Servillo, Luisa Ranieri e Massimiliano Gallo. Perugini è stato scelto per la parte di Ferretti dal regista premio Oscar. Due scene in un grande film nelle vesti di Dante Ferretti, uno scenografo costumista di fama mondiale, la mano del divino Sorrentino e la carriera dell'artista avellinese. È stata veramente un'esperienza molto formativa. Questo è un mestiere dove non si smette mai di imparare. Il fatto di trovarmi davanti a un premio Oscar il giorno del terzo provino è stata una esperienza molto gratificante dal punto di vista professionale. La parte che interpreto io, quella dello scenografo Dante Ferretti, è una parte molto piccola, però per quanto piccola mi ha fatto imparare tantissime cose, cioè come si sta su grandi set internazionali in questo caso, cioè una cosa che veramente mi mancava da un po' di anni, ecco. Io posso dire che, diciamo, nelle scene che interpreto, che sono un paio, compariranno anche Maurizio Milleluci, diciamo, ecco, il Maurizio Milleluci, il costumista, e Vittorio Storaro. Infatti, assieme agli altri due attori che hanno fatto queste scene, abbiamo fatto una bella foto tutti e tre insieme, truccati a modo e vestiti a modo, in modo tale da sembrare quelli reali, almeno all'apparenza, ecco. Che obiettivi ha Perugini? Adesso abbiamo appena presentato un film al premio Mario Puzo a Colle Sannita, io e gli altri ragazzi di PUC Teatri, con cui collaboro, io, tra Reci Studio, che è la mia ditta, e appunto PUC Teatri e Pro Teatro, che abbiamo appunto prodotto l'anno scorso un cortometraggio ispirato a Harry Potter. E questo cortometraggio, che si chiama La Maledizione dei Potter, andrà in giro per altri festival e avrà anche una distribuzione, da quello che abbiamo capito. Altri progetti, ovviamente produrre e fare quello che mi piace, ovviamente, anche se questo è difficile il più delle volte, però diciamo si fa quel che si può, e ogni tanto ci riesco anche a produrre qualcosa di piacevole, sia per me stesso che per il pubblico.